mi hanno chiesto di portare la testimonianza e il contributo come vicepresidente dell'ASPA Poveri Vergognosi, ma sicuramente non posso dimenticare che il mio vero lavoro è quello di riparatore sociale, per cui su un tema così forte, così difficile come quello delle zone grigie, che stanno sempre più conquistando nuovi territori e stanno sempre più avvicinandosi a noi o entrando in noi, è ovvio che questo tipo di scenario mi invita facilmente a fare alcune riflessioni, non soltanto istituzionali. È ovvio che quando ho ricevuto l'invito, l'idea di ritornare a riflettere, a pensare un po' tutti insieme, era sicuramente lo stimolo maggiore. Non a caso anche l'ASPA Poveri Vergognosi, soltanto 10 giorni fa, ha organizzato un convegno su nuovi modelli di accoglienza a Bologna, perché forse da troppo tempo non si fa più un pensiero su questa città e sull'idea di accoglienza che sostenibilmente possiamo esprimere. È ovvio che nel momento in cui si comincia a parlare di questi temi o si ricomincia a parlare di questi temi, è ovvio che bisogna sempre più ricordarsi che ogni tipo di processo di razionalizzazione deve seguire alcune semplici regole, un po' anticipate da chi è intervenuto prima di me. La prima cosa è quella di capire quali sono i bisogni, i nuovi bisogni. Non a caso si parla sempre, costantemente, di nuove povertà. È chiaro, e lo diceva chiaramente Leonardo, che non bisogna dimenticarsi di quelle che soltanto 10 anni fa erano chiamate nuove povertà e che ora sono diventate irrimediabilmente vecchie. Ma sicuramente oggi ci sono tutta una serie di situazioni sempre più invisibili, ma che soltanto con uno sguardo attento possiamo cogliere. Faccio alcuni esempi molto semplici, tanto per capire come lo scenario si sta modificando in maniera sempre più rapida e che costringe a chi fa questo tipo di lavoro ad adottare nuovi strumenti che dovrebbero essere condivisi. Personalmente sono appena reduce da un'operazione fatta con una grande azienda, una multinazionale svedese esperta di mobili, non faccio nomi ma è facilmente riconoscibile visto che è esperta nell'automontaggio, per la raccolta di coperte per il piano freddo. Ne abbiamo raccolte quasi 1000, quindi è stato un grande successo, ma la cosa che più mi ha colpito è come nelle ore che trascorrevo all'interno del negozio mi accorgessi di come a fianco ai normali clienti di questa multinazionale ci fossero tutta una serie di persone che amavano trascorrere lì la giornata perché non sapevano dove andare o perché a questo punto potevano approfittare magari del piccolo buffet, del piccolo rinfresco, dei piccoli gadget che venivano offerti. E nel momento in cui parlavo con la responsabile del marketing, mi confessava di come ormai anche il lavoro di un impiegato, di un dipendente, come quello di una multinazionale, sfiorasse sempre di più anche il lavoro sociale. Un altro esempio molto semplice, e penso che tutti conoscano assolutamente in maniera adeguata, è quello della Sala Borsa, per esempio, che è diventato un altro luogo sacro dove intercettare una domanda di invisibile di bisogno. Basta semplicemente fermarsi, ascoltare, guardarsi un po' attorno e si vede tutta una serie di personaggi con le loro sportine che cominciano a sedersi, leggere il giornale e spesso li trovi anche a soffitto. Spesso sono quelle persone che escono la mattina dai dormitori e che non sanno dove andare. Ecco, quindi il primo problema è cercare di capire quali sono i bisogni e cercare di comprendere quali possono essere gli strumenti adatti per risolvere la questione. Ma un altro tema, proprio perché non vogliamo fare demagogia, è quello di capire anche qual è il livello di sostenibilità. Bene, sto toccando ovviamente l'argomento delle risorse. È chiaro che non sto ipotizzando il miglior mondo possibile. È ovvio che mi piacerebbe che tutti fossero felici, ricchi, con una villa al mare e altre cose di questo genere. Questa è fantapolitica. Tuttavia, in questo momento, oltre all'idea di procedere inevitabilmente a una riduzione dei costi, perché questo è quello che ci chiede in questo momento il bilancio, non c'è parallelamente una riflessione su come attuare i tagli e soprattutto capendo quali possono essere le conseguenze, soprattutto nella vita quotidiana, nella ricaduta di tutti i giorni rispetto a questi tagli. Quello che io lamento, e lo dico anche come vicepresidente dell'ASP, è che manca un luogo di confronto
e spesso e volentieri, solo alla luce del fatto che bisogna tagliare un po' di migliaia di euro a destra, un po' di migliaia di euro a sinistra, non si riesce a percepire quali conseguenze sull'intera idea di accoglienza e di sostenibilità al bisogno sociale questo comporta. Questo, quindi, il rischio, se non c'è un'idea forte alle spalle, di procedere attraverso tagli un po' da bassa macelleria, non avvertendo quali possono essere le conseguenze nella vita di tutti noi, questo è molto grave ed è per questo che ci vuole un ritorno forte della politica nel ripensare a un piano e a un patto sociale della città. Ma per poterlo fare occorre ridefinire anche dei luoghi, degli spazi e dei momenti di confronto in cui tutti, perché tutti siamo chiamati a contribuire a questa nuova riformulazione dell'accoglienza bolognese, tutti siano in grado di poter dare il proprio contributo. Ben venga un convegno come questo, ben venga il convegno dell'ASP, se però poi alla fin fine non si rimettono in campo tutta una serie di spazi di confronto politico e sociale, il rischio di lasciarci contenti di essere ritornati di nuovo a parlare di sociale, ma poi ritornando a immergersi nei problemi quotidiani senza una prospettiva, questo è un pericolo molto grave, gravissimo. Faccio un altro esempio. L'ASP, poveri vergognosi, e Manuel ha già accennato che ci sono in agenda dei problemi che non sono più rinviabili. Il problema del completamento del processo di decentralizzazione, del decentramento dei servizi, è rimasto fermo. In più, questo voto della politica ha impedito anche che gli stessi quartieri potessero in qualche modo recitare una parte attiva. Il problema del rapporto, e qui rispondo direttamente a Leonardo, tra comune, titolare di alcune funzioni pubbliche e assolutamente inalienabili, in diritto di controllo, rispetto a quali sono le funzioni dell'AST, questo non è stato mai più definito. Chi fa cosa, in modo tale che il rischio che l'ASP diventi assolutamente un mero esecutore di decisioni prese altrove e non condivise, è un rischio forte. E in più, sicuramente anche la questione della riunificazione delle tre ASP va posta in agenda e a questo punto non è più rinviabile. Faccio un esempio per dire come non bastino ormai semplicemente delle soluzioni un po' fine a se stesse, ma bisogna rientrare in qualche modo a ricostruire un sistema coerente. L'ASP da alcuni giorni ha inaugurato una struttura, modello molto molto impegnativa, la Casa della Solidarietà in via Barozzi, dove ci sono degli appartamenti per quelle accoglienze che prima non erano più intercettabili. Abbiamo sentito parlare di padri separati, abbiamo parlato di lavoratori poveri, di mamme con bimbi, di tutta una serie di situazioni che purtroppo stanno sempre più rendendo grave il nostro tipo di impegno e di lavoro. Ci sono tutta una serie di spazi per il discorso della distribuzione del cibo e degli alimenti, perché è diventato a questo punto una delle frontiere più importanti in cui si batte l'ASP. Però questa struttura, 6-7 appartamenti, spazi, luoghi, eccetera, sarebbe nulla se non inserita all'interno di un sistema di risorse che ritornano a dialogare tra di loro. L'accoglienza, il secondo e terzo livello. È chiarissimo, Leonardo, che il problema della bassa soglia dovrà sempre rimanere il principale impegno. Ma a questo punto, anche per loro, anche per queste persone, se non offri un percorso di uscita e che possa dare completamente delle soluzioni, alla fine rischiamo di creare più che altro dei ghetti. E sai benissimo che questo è un pericolo reale e costante. È per questo che chiudo, perché non voglio assolutamente sottrarre altro tempo agli altri interventi, che sicuramente il problema del welfare oggi è a rischio di implosione. E il problema è che non possiamo permetterci di aspettare una nuova amministrazione in tempi della politica. Occorre che la politica ricominci a recitare il suo ruolo fondamentale fin da subito, qui e ora. Grazie.